Ma penso questa squadra che è l'unica che si è battuta in casa, quindi bisogna. Una squadra che è allenata da un allenatore esperto che conosce molto bene la categoria, una squadra tignosa ha fatto un campionato buono, è arrivata a giocarsi il quinto posto. Quindi sarà una partita dove per noi è un valore importante, perché vogliamo cercare di arrivare secondi, quindi sappiamo che non è facile, ma bisogna andare con lo spirito giusto per portare a casa i punti necessari per far sì di disputare questi playoff nella migliore posizione possibile. Gli indisponibili sono Polidori e Visconti, che non vengono con noi, poi il resto vengono tutti. Poi valuterò là come chi sta bene o chi può riposare. Sì, no, Coroppi chiaramente, giustamente, ha detto che bisogna andare là per cercare di fare punti. Poi i titolarissimi sono il gruppo, quindi sceglierò chi sta meglio, chi penso che in questa partita possa darci più energia. Poi sono gli affidati che ne devo tener conto, chiaramente, ma sono tre, quattro, guarda, Rizzo, Furlan, Steffè e Corapi stesso, quindi sì. Quindi bisogna stare attenti anche in questa cosa qui, però non possiamo farci condizionare da questo, bisogna fare la prestazione, sappiamo che dobbiamo fare una prestazione importante. L'ennesima dobbiamo farla e quindi bisogna essere capaci di prepararci a questa partita con l'attenzione giusta, con la determinazione giusta. Ma le caratteristiche, a volte sono le caratteristiche anche delle squadre, per esempio, è vero, numericamente il Cosenza ha vinto meno in casa che fuori, perché è una squadra che gioca molto sulle ripartenze, che ha giocatori rapidi nel ripartire, nel ribaltare l'azione. E quindi questo, quando sei fuori casa, è un piccolo vantaggio. A casa spesso devi fare gioco e quindi può capitare che le cose vengano meno bene, però a volte è una casualità, oppure è una caratteristica. Questo noi è una cosa che siamo un po', abbiamo ricercato questo migliorarci fuori, perché non poteva bastare solo far bene in casa, quindi per fare un campionato dove dovevi fare tanti punti, dovevi migliorare. Siamo stati in questo, nei giorni di ritorno, forse in questo abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo cambiato il modo di interpretare le partite fuori casa, perché il fatto che in casa appunto si veniva più naturale, si viene più naturale, fuori casa spesso non ti permettono nemmeno di farlo, perché allora siamo stati, ecco, un po' camaleonti in questo, abbiamo cambiato, però bisogna continuare ancora. Oltre questo, poi dopo c'è il proseguo, che bisogna essere ancora più intraprendenti fuori casa. Ma sicuramente è meglio arrivare secondi, perché entri nella semifinale, quindi anziché fare 7 partite ne fai 5. Poi è chiaro che bisogna, come ci arrivi, e bisogna prepararla bene in questo senso qua. Io preferirei arrivare secondo, poi quello che facciamo è lavorare per arrivare secondo, cioè quindi bisogna andare a fare punti importanti a Cosenza, questo senza ombra di dubbio, cioè quello che vorremmo è questo. Poi dopo ci prepareremo, ma ci dà il tempo anche di recuperare un po' tutti bene. Qualcuno ha i vari acciacchini, come dopo una stagione ci sta. Quindi il tempo che poi passa da quando finisce il campionato, quando inizia il playoff, lo utilizzeremo per ricollegare il tutto e stare sul pezzo, perché non puoi permetterti di staccare la spina. Ma sai, io credo che si dice prima la vigilia, a volte è pretattica. Io credo che uno può dire tante cose,
Noi quello che dobbiamo sapere e aspettarci è che giochiamo una squadra che è rognosa, perché è una squadra che ti fa giocare male, e ti aspetta, ti riparte spesso, ha dei giocatori che hanno gamba, no? Tipo Tutino, un giocatore che gioca fra le linee interessante, poi c'è Perez che è una punta che insomma, viene dall'Ascoli, è nata a gennaio, è una buona punta. C'ha degli esterni, Dorazio e Corsi, che sono giocatori che... Insomma, è una squadra che ha la sua importanza, quindi io quello che si dice prima ci credo sempre poco. Chiaramente non fa sì che si deve abbassare la guardia noi, anzi, dobbiamo stare sul pezzo e cercare di fare la nostra prestazione, perché ho visto che ci capita spesso quando giocano contro di noi, giocano quasi tutte, no quasi, tolgo il quasi, tutte al massimo. Questo, noi in questo campionato penso l'abbiamo capito, che noi non ci possiamo permettere un minimo di rallentamento. Ma io penso che il nostro modo di interpretare le partite non deve variare, nel senso che lì bisogna essere un pochino più pratici, perché è un campo che consiglia questo, nel senso che più che l'estetica ci serve un po' più di velocità di azione, intensità, tutte quelle terminologie e quei passi che fanno sì che è una partita secondo me, di carattere, e bisogna interpretarla anche sul carattere, oltre il nostro modo di giocare la partita. Ci vuole quella forza anche mentale per stare in partita fino alla fine e poi aspettare se si fa prima si fa, prima si sblocca, meglio è. Però è una partita che ce la dovremmo sudare sotto tutti i punti di vista. In questo ci deve insegnare ulteriormente quello che poi affronteremo dopo. Bisogna essere una squadra che non può concedere nei momenti, spesse volte, il fallo tattico nelle situazioni, in questo devo dire che bisogna migliorare, ma non il fallo cattivo, il fallo stupido, il fallo di interrompere un'azione offensiva, perché ci capita spesso di proporci sempre e non concedere agli altri queste famose ripartenze che spesso in queste le squadre hanno. E noi in questo bisogna migliorare. Qualcosellina. Sì, dopo si guarda il gol, però dicevo che prima del gol, se si faceva un fallo in una situazione dove eravamo in superiorità numerica, perché non è che abbiamo preso gol in contropiede, perché noi eravamo schierati, eravamo sei giocatori, quindi è prima che nelle situazioni bisogna prevenire. Questa è la furbizia, l'astuzia che bisogna avere, che in alcune volte per mancanza di lucidità non... Però ci manca questa cosa qua. Abbiamo questa partita, poi abbiamo qualche giorno di riposo e quindi ci prepariamo per questa sessione finale che deve essere improntata proprio sulla capacità tenuta. È un mix di cose che ci deve portare a quello che ci vogliamo. Quindi bisogna riassumere il campionato, riassumerlo, metterlo insieme e fare questi playoff con un obiettivo che è quello massimo.